Vi è mai capitato di sperimentare, anche per un solo momento, l'interruzione dei vostri pensieri? Si dice che sostituire i pensieri negativi con quelli positivi aiuti a vivere meglio. E sicuramente è vero, ma in assenza di pensieri, la mente può accedere a uno stato di consapevolezza più profondo. Pensare, infatti, sia ai ricordi del passato, sia ai progetti del futuro, porta la nostra mente in un tempo virtuale che ci estranea dal presente e di conseguenza ci impedisce di viverlo appieno. Quante volte immaginiamo situazioni che accadranno comunque indipendentemente dalla nostra volontà? Sei ancora lì? Scusa, mi ero incantato un secondo. Ah, ok. Ti capita spesso? La consapevolezza senza pensieri è uno stato che oggi si può raggiungere facilmente con le tecniche che vi insegneremo. Se ci seguirete con attenzione, alla fine di questi incontri riuscirete senz'altro a sperimentarla. Chi siamo? Perché siamo qui? Esiste la vera felicità? Non è facile trovare una risposta. Questo perché non ci conosciamo veramente e siamo piuttosto impacciati quando dobbiamo affrontare noi stessi. Ok, vediamo se mi ricordo. Leonard? Uh-huh. Howard? E scusa, qual era il tuo nome? Dentro di noi esiste un potenziale che, se viene attivato, ci aiuta a vivere meglio. Si trova all'interno di un sistema energetico conosciuto in Oriente fin dall'antichità. È uno strumento straordinario perché ci consente di capire gli aspetti più profondi del nostro essere. Una volta attivato, ci permette di cogliere l'essenza più sottile delle cose, senza fermarsi al loro aspetto esteriore, come quando davanti ad un quadro riusciamo a comprendere ciò che l'artista voleva esprimere, senza soffermarci solo al colore o allo stile utilizzato. Questo sistema energetico fornisce una nuova chiave di lettura per cogliere l'essenza reale del tutto, siano essi persone, oggetti, luoghi, piante o animali. È composto da tre canali. Attraverso quelli laterali si manifestano la nostra emotività e la capacità di agire e pensare. Il canale centrale mantiene in equilibrio corpo e mente. Questo equilibrio viene perso quando i nostri comportamenti sono esagerati. Lungo questi canali sono presenti 7 centri energetici chiamati chakra, che sovraintendono alle principali qualità dell'essere umano: innocenza, creatività, soddisfazione, coraggio, comunicazione, perdono, armonia. I chakra corrispondono fisicamente ai plessi nervosi, localizzati nella colonna vertebrale, che collegano tutti gli organi al nostro cervello. Alla base del canale centrale, nell'osso sacro, risiede un'energia chiamata Kundalini, che giace addormentata in attesa di essere risvegliata. Essa rappresenta l'energia della natura dentro ognuno di noi, il cui risveglio ci rende coscienti di essere parte del tutto. La Kundalini è il riflesso in ciascuno di noi dell'energia che governa il ciclo delle stagioni, che in natura permette al più piccolo dei semi di trasformarsi nel più grande degli alberi. Una volta attivata, l'energia Kundalini sale lungo il canale centrale, attraversando tutti i chakra, fino a raggiungere l'area della fontanella.
Tale esperienza, conosciuta come realizzazione del sé, ci appaga completamente, regalandoci uno stato di pace interiore ed assenza di pensieri. Self-realization is the epitome of our evolutionary process, which is a living process through which you achieve your higher self. Even Darwin, who was an atheist, did say that as human beings have come so far, they will achieve their absolute. So to achieve your absolute means to get certain. The purpose of her life, the meaning of her life, is only achieved when we get connected with the divine power, which is all pervading. But we are not aware. At this human stage, we are not aware of it. But once this happening takes place, in your awareness, it's not just suggesting that you become something great or on mental level, but actualization of this experience is felt in your awareness, on your central nervous system. You can feel that you have become, again I say you have become, not told or brainwashed, but you have become collectively conscious. It's a state where you can feel yourself inside and others. Nello stato di meditazione non siamo addormentati o incoscienti. Al contrario, siamo lucidi e rilassati. Nella nostra mente i pensieri rallentano e lasciano spazio ad un silenzio profondo attraverso il quale raggiungiamo l'equilibrio e la pace interiore. Liberi dai condizionamenti del passato e dai desideri di affermazione dell'ego, riusciamo finalmente a vivere il presente. Questa condizione, chiamata consapevolezza senza pensieri, porta dei benefici sul piano fisico, mentale ed emotivo. È in questo stato che ci liberiamo dalle false identificazioni per ritrovare la nostra parte più profonda e reale, la nostra essenza.